Ragazze? 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 Mi apro alle candele, dai. Era un sì? Grandissima. Andiamo. Sempre fantastiche. Allora, ragazzi, come promesso, la macchina sta finendo il riscaldamento. Come promesso, andiamo a fare un giretto, sì, per provare le candele. E primo giro di prova con le candele nuove. Candele che ricordo non sono assolutamente le Lodge 25 HL, perché come ho detto nel precedente video, non mi va di foraggiare della gentaglia, quindi andiamo a provarle, poi insomma tireremo insieme le conclusioni, dai. Eccoci qua, ragazzi. Allora, andiamo a provare la 33 con le candeline nuove. Vediamo cosa dice, dai. Allora, a freddo, come avete visto anche dall'altro video, va che è una meraviglia. E adesso sono circa 60 gradi, quindi andiamo ancora pianino. Però senza aria tirata, senza nulla, la macchina è deliziosa, deliziosa, davvero. E non dico che ne aveva un bisogno urgente delle candele, ma comunque le candele nuove sui motori a benzina. Guardate, di terza, non strattona, non fa buchi e non sono ancora perfettamente caldo, eh. Intanto che aspettiamo che si riscaldi, insomma, due riflessioni anche sul video precedente. Insomma, ragazzi, quando ti chiedono cifre assurde per quattro candele, per una motivazione che poi non... cioè io onestamente non ho ancora capito perché mi chiedono quelle cifre lì. O sono fatte d'oro, o non lo so. Ma anche fossero fatte d'oro, comunque 120-130 euro d'oro, bisogna che ce ne mettiamo dentro. E purtroppo un mercato governato da sciacalli, e onestamente io faccio volentieri a meno degli sciacalli. Uno, perché non posso permettermelo. Poi non dico che le Lodge, le 25 HL non vanno bene, eh? No, non sto dicendo quello, no, assolutamente, non fraintendetemi, non sto dicendo che sono le candele che non vanno bene, quindi fai polemica, no, attenzione, no, sto solo dicendo che sono candele costose per una macchina che onestamente cosa volete che valga, cioè fosse una quadrifoglio, una permanent, ma neanche comunque, cioè in ogni caso, cioè ragazzi, c'è un mio amico, un mio caro amico, colleziona Porsche, non ha mai speso quei soldi per le sue Porsche, insomma, ed è così, dai, su, è una speculazione che secondo me non ha senso, continua a esserci e sarà sempre peggio, sempre sempre peggio, e quindi insomma non ne vedo via d'uscita, ecco. E magari la macchina con le Lodge va anche meglio, non lo so, però io per quello che devo fare, insomma, i video li avete visti, la macchina la conoscete, è un po' che circola quella macchina qua. La macchina, per il chilometraggio che ha, che avete visto tutto quanto, è deliziosa, deliziosa, veramente. Fa le fusa. Con quella carburazione qui fa le fusa.
e con quelle candele qui davvero fa le fusa ed è praticamente perfetta. Adesso sto riprendendo di quinta, 1100 giri tutto gas, guardate, senza problemi, elastica, proprio davvero motore boxer, il rombo, il borbottio diventa un rombo fino a diventare quasi un urlo. Guarda, di quinta, faccio tutto di quinta, non ha avuto un seghettamento, un tentennamento, vettura straordinaria, come il motore di questa 33, in generale il motore boxer Alfa Romeo è un grandissimo capolavoro, e quindi merita un impianto elettrico a posto, in ordine. Io onestamente, insomma, le Lodge non posso permettermele e ho preferito spendere 15 euro di 4 candele, che ripeto montano anche i 1600 Volkswagen, quindi candele di uso comune, che vanno molto 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 bene, non danno problemi e mi lasciano oltre 100 euro in tasca da spendere volentieri in benzina da bruciare. E quindi insomma la scelta direi che è stata buona per quello. Adesso mi tolgo il microfono e ci godiamo un po' qualche minuto della sinfonia del boxer. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo e vi lascio all'ascolto. Ecco ragazzi, allora ho tolto il microfono di modo che possiamo, e più che altro di modo che posso farvi ascoltare la sinfonia del 1351 centimetri cubi boxer Alfa Romeo, doppio carburatore, doppio corpo, con candele nuove Bosch. Buon ascolto.
ragazzi, una macchina che va, che è una bellezza. Meravigliosa, davvero meravigliosa. E niente, questo è quanto. Con 15 euro, un caffè e un 10 minuti, un quarto d'ora di lavoro, ho fatto un intervento che, insomma, un po' tutti i motori a benzina gradiscono, periodicamente gradiscono, quindi sono molto contento, soddisfatto. La 33 pare godere anche lei di questo piccolo intervento. Fa davvero le fusa, fa fantastica. Anche il ritorno al minimo, cioè, è spettacolare. Senza saltellamenti, senza problemi, tra il capolavoro del carburatorista, candele nuove, poi insomma la macchina la tengo abbastanza bene, al meglio delle mie possibilità, direi che i risultati, insomma, si vedono, dai. Niente ragazzi, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo sotto al prossimo video. Grazie a tutti.